Ci sono quelle in carica, mogli fidanzate, che nei weekend a Monte Carlo vengono lasciate a casa perché, come spiega Aldo Spinelli, imprenditore e vero signore del porto di Genova, «Gioia, partiamo senza di te, ci dispiace, ma per me è lavoro». Anche quelle che restano a Genova sanno come va il mondo. E ci sono appunto le ragazze del fine settimana, quelle che partono pure da Cesenatico per passare 2 giorni a Monte Carlo. Quelle che, almeno per 48 ore, si sentono parte di quel mondo lì. Al ritorno puoi persino sfoggiare borse che non potresti permetterti. Bracciali da 12.000 euro, per carità, va bene anche un orologio tecnologico da 400, va bene tutto, sui social fa status. Pazienza, se regalini te li compra il vecchio. Come nelle intercettazioni, le trentenni definiscono per l'appunto uno degli accompagnatori dei viaggi a Monte Carlo. Pazienza. Un piccolo sacrificio val bene una foto su Instagram, con al polso il bracciale che farà morire d'invidia le altre, quelle che a Monte Carlo non sono state invitate. In questa versione di Fronte del Porto 2000, da Genova a Monte Carlo, uomini e donne recitano sempre lo stesso vecchio copione. I primi si sentono furbi e fortissimi perché comprano corpi da esibire per un weekend. Le altre si sentono furbe, scafate, forse persino lusingate, perché si fanno comprare per un hotel di lusso, una cena, un bracciale. Non è per fare la morale, neanche Balzac la faceva, quando 2 secoli fa raccontava la Parigi della Comédie Humaine in uno dei suoi romanzi più belli, Splendori e miserie delle cortigiane. Anche le inchieste giudiziarie si ripetono sempre uguali a se stesse. Gli inquisiti sono maschi di potere, le esche sono i soldi, il lusso o quel che corrisponde a una certa idea del lusso, un po' di sesso compatibilmente con l'età. Poi l'inevitabile regalo alla ragazza del sabato sera, dal bracciale della costosa gioielleria all'orologio di plastica. La scelta dipende da quanto potere ha il maschio da corrompere. Tutti sanno tutto. Non c'è trucco e non c'è inganno. A ciascuno il suo, fino alla prossima retata.